Eder. Mech. Pallister. Mohamed Galoul, quando era super ricercato per l'omicidio di Alice Neri, aveva espresso al fratello Bassem la sua preoccupazione, riguardo all'eventualità di essere arrestato, se fosse rientrato in Italia. Questa conversazione telefonica, avvenuta il 10 dicembre 2022, 4 giorni prima del suo arresto a Mulhouse, in Francia, è stata intercettata, e presentata durante il processo. Il luogotenente Emidio D'Agostino, dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena, ha illustrato in dettaglio i movimenti di Galoul, su richiesta dei pubblici ministeri, Claudia Natalini e Giuseppe Amara. Il resoconto parte dal 19 novembre, giorno seguente alla scoperta del cadavere di Alice Neri. Dall'analisi del cellulare di Galoul emerge che già il 21 novembre, aveva visualizzato i primi articoli online riguardanti l'omicidio, mostrando un interesse continuo per l'evoluzione della vicenda. Secondo l'accusa, questi giorni sono stati caratterizzati dalla fuga di Galoul, consapevole di essere ricercato. Dopo essere stato a Genova, Milano, Francia, Svizzera e Germania, è stato arrestato il 14 dicembre a Mulhouse, in Francia. Durante la sua fuga, Galoul si è allontanato sempre più, dalla casa che affittava a Vallalta di Concordia, spostandosi senza bagagli, segno di una partenza precipitosa. Il 22 novembre, in una telefonata alla moglie Lisa, ha dichiarato: «Qualcuno mi ha denunciato, non vedo l'ora di andare via di qui». Il giorno successivo ha aggiunto: «Sto aspettando solo mio fratello che mi dà i soldi per andare via da questo cazzo di Italia». Un conoscente gli ha inviato 400 euro, denaro che ha utilizzato per lasciare il paese. Il 10 dicembre, i messaggi telefonici di Galoul e dei suoi familiari, hanno assunto toni sempre più allarmanti. Al 100% è lui l'assassino, ed è scappato, ha detto il cognato Noureddine, alla sorella di Mohamed. Quel giorno, Bassem ha esortato Mohamed a costituirsi, apri bene le orecchie, gli ha detto, non è una storia con cui giocare, capito? Anche se non vieni, l'accusa nei tuoi confronti è provata, ti stanno cercando tutti, la tua casa è sotto sequestro. Se sai di non aver fatto niente, vai in una caserma ora e dici, mi hanno chiamato dall'Italia. Mohamed ha risposto, ma se vengo lì, mi fottono fratello, perché penso sia morta esattamente dove abbiamo fatto la cosa. Bassem ha confermato, sì, l'hanno trovata morta lì. Te la stai prendendo a causa della tua testardaggine, fratello, ti giuro che stai andando nei casini. Mohamed ha ribattuto, sì sì, ma se vengo lì me la giocano, e ha chiesto, ma non è che trovano le mie impronte in quel posto lì e che mi ammanettano? Fratello? Bassem ha risposto, ma figlio mio, non ci sono né impronte né niente. Un passaggio significativo risale al 25 novembre, quando Mohamed, ancora in Italia ma già lontano, ha detto alla moglie, chiudi tutto a casa perché tu non torni più a casa. Lisa, che non amava la casa di Vallalta, fredda e buia, dopo che avevano staccato le utenze per morosità, ha risposto, io non ci torno più lì. Se anche gli dessi fuoco, a me va bene. Mohamed, preoccupato, ha chiesto, che fuoco? È importante notare che Alice Neri è stata trovata la sera del 18 novembre, carbonizzata in auto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.